Ciao a tutti, torna da Lucky Master, partita rapida 10 più 0. E 4, 2-2, 63, solita leggera flessione. Le intenzioni del bianco in questa partita sono bellicose. Alfiere C4. Emulando i grandi campioni di questo periodo storico. Arrocchiamo. C3 mi sembra che vada bene. H3 pure si tiene G4. Ok. E qui alfiere B3, semplicemente. Possiamo riprendere di pedone o di donna. Cominciamo a sbilanciare la posizione. Donna E2. In questo modo ci riserviamo la possibilità di riprendere di donna e non indebolire la struttura pedonale, anche se la colonna semiaperta F sarebbe una bella briscola da giocarsi. Qui F4 non è da temere. Per via di alfiere B6. E qui la posizione si fa interessante. B4, con idee in alcune varianti di spingere in B5 e allontanare questo forte cavallo nero. Il nostro avversario sceglie la spinta in F4, si guadagna sicuramente spazio sul lato di donna. Per contro, noi abbiamo la possibilità di rompere il centro con D4, pressione su E5. Il nostro avversario si difende, però abbiamo la possibilità di aprire il gioco, e in particolare la colonna D. Questo cavallo mi piace, insieme a quello F3 punta su E5 e in qualche modo vincola i pezzi neri alla difesa di questo pedone. Qui c'è la casa C5 che potrebbe essere molto buona per la donna nera e quindi spingiamo in B4. E qui The Lucky Master guadagna un po' di spazio. Il nero punta a semplificare con cavallo G5. Possiamo cambiare. Ma possiamo anche giocare una mossa come torre D1. Questa colonna mi sembra più utile rispetto alla colonna A. Riprendiamo di donna per non indebolire la struttura pedonale. E qui giochiamo torre D3 con l'idea donna D1. E qui vediamo come il bianco sia riuscito a guadagnarsi la colonna D. Questo pedone è sotto l'attacco del cavallo C4, la casa D5 potrebbe diventare preda della nostra regina. Bisogna però fare attenzione a mosse come F3. Questa qui però la giochiamo, mi sembra troppo buona. Si difende B5, si centralizza la donna e si attacca E5. Qui però bisogna fare attenzione a mosse come cavallo H4, che però possiamo prevenire ad esempio con donna E6 e se cavallo H4, donna G4. Non è granché, però dovrebbe funzionare. Giochiamo. Finale di donna e cavallo per The Lucky Master contro un 2205. Su cavallo H4 abbiamo in mente donna G4. Altre mosse potrebbero essere F3, donna G4, H5 interessante, con l'idea di togliere la casa G4 alla nostra donna. Il nostro avversario però ha ben altre intenzioni.
Ah, e tra l'altro minaccia anche questa linea, purtroppo. Donna G4, la giochiamo lo stesso. Qui il nero ha sicuramente l'iniziativa e The Lucky Master deve trovare il modo di uscire da questa delicata situazione. D'altro canto, qualora il nero decidesse di andare a caccia di pedoni, abbiamo anche questa risorsa, ovvero cavallo E3, F5. Il nostro avversario ha ben altre intenzioni. Qui riprendiamo senza pensarci più di tanto. Ok, qui giustamente il nero andrà a centralizzare. Allora, questa la giochiamo e poi eventualmente valutiamo l'opportunità di giocare questa manovra con l'idea di F4. Il problema è che dopo E per F4 questi due pedoni sarebbero parecchio deboli. Però con i cavalli in gioco, forse, si riesce a fare qualcosa di meglio. Il problema è che quel pedone in C3 mi tiene D4, che è una meraviglia. In questi finali bisogna sempre essere molto attenti a come spingiamo i nostri pedoni. Quindi, al momento spingiamo in F3 e andiamo a difendere preventivamente i pedoni G4 ed E4. E poi con il nostro re possiamo valutare l'opportunità di entrare attraverso H4 e H5. Vediamo come procederebbe il nostro avversario su Re H4. Ok, poi però il nostro avversario si crea una debolezza in B6, che noi cerchiamo di andare subito a sfruttare con cavallo C4 e tra l'altro si attacca anche E5. In questi finali bisogna sempre essere molto oculati su come andiamo a spingere i nostri pedoni. Il nero, dopo una fortissima iniziativa sul lato di re, è entrato in un finale di cavalli, in cui pare che The Lucky Master vada in vantaggio di un pedone. In realtà no, però si ritrova con questi due pedoni. Ah, però. Adesso questo pedone scricchiola questo cavallo e quindi niente, andiamo a cambiare. Sciogliamo la tensione, queste case momentaneamente sono precluse al re nemico, il quale deve difendere anche il pedone in E5. Guadagniamo un te. No, no, attacchiamo. Attacchiamo. The Lucky Master in difficoltà in questa partita. Cavallo nero centralizzato fortissimo. Attacca tutto, abbiamo un controgioco in B6, in B7. La situazione momentanea è pari, però il nostro Lucky Master è in difficoltà, purtroppo. Qui dobbiamo puntare ad una mossa come cavallo C4, contrattacco. Qui purtroppo è che si guadagna con scacco, è quella la fregatura. Tre pedoni contro due, The Lucky Master in svantaggio. Oggettivamente è un finale non facile da vincere per la parte in vantaggio. D'altro canto, il nero in questa posizione non ha nulla da perdere. È il nostro Lucky che deve trovare il modo di difendersi. Infastidiamo il nostro avversario.
Si preme su G6 e in alcune varianti tramite C6 si va a puntare. Ok. Cavallo C8 con idea cavallo D6 e andiamo a difendere 4 con i denti. Ok. Questa è fastidiosissima. Cavallo F5 preme su H4 e tiene d'occhio queste case, ma il problema è che il bianco rischia di perdere senza compenso il pedone in E4. Dopodiché il finale sarebbe, ahimè, facilmente vinto dal nero. Sta giocando molto bene il nostro avversario questo finale. Noi cerchiamo in ogni caso di impensierirlo in tutti i modi. Attacchiamo i 5. Oh, attacchiamo i 5, come lo difende? Ma qui subito, senza pensarci due volte, cavallo per E4 e adesso qui la situazione mi sa decisamente più di patta. E qui adesso si può siglare senza colpo ferire. L'armistizio. E qui, patta, purtroppo il nostro Lucky Master perde un altro punto, non dimostra in questi giorni una forma proprio smagliante. Che dire, spero che la partita in ogni caso vi sia piaciuta. Se sì, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, spargete la voce ai vostri contatti. Che dire, è stato un piacere, alla prossima, ciao a tutti, ciao.